tutti quelli che hanno cambiato allenatori ci hanno sorpassato tutti, no? Quindi torniamo a sorpassare gli altri. Il Teramo di Ottavio Palladini tornerà a giocare con il 4-3-3 in attesa di un attaccante che possa portare in dote quei gol in grado di tirare fuori il diavolo dalle sabbie mobili di una classifica che in questo momento vede i biancorossi al terzultimo posto. Una posizione però che per il patron Campitelli non rispecchia il reale valore dell'organico. Nella testa di tutti oggi il Teramo, se era ultimo, era il suo posto. Io penso che il Teramo sia dal settimo all'undicesimo, dodicesimo posto. E lo penso perché credo che questa squadra abbia una bellissima difesa, un grandissimo centrocampo. Forse se manca un attimino davanti. Però questo sempre piangere di fronte alle telecamere è una cosa che mi ha disturbato dalla prima volta che qualcuno si è messo a piangere, che qualcuno si parla solo di salvezza. Nella vita la positività, anche con una squadra mediocre, bisogna sempre darla, perché quel pizzico di positività porterà alla fine 4, 5, 6 punti che fanno e faranno la differenza. Per Palladini la rosa ha già degli elementi validi e una struttura abbastanza riconoscibile. L'obiettivo mio principale è quello, cercare di dare serenità, entusiasmo e liberarli da ogni diciamo così, cavillo che possono avere nella loro mente. E secondo me il Teramo di quest'anno rispetto a quello dell'anno scorso ha giocatori di qualità. Uno può essere, chi ha detto che non ce l'abbiamo? Uno può essere Bacio Terracino. Tulli è un giocatore che ha grosse qualità, ma che deve secondo me essere più concreto, no? Secondo me ci sono giocatori dinamici a centrocampo che ti possono dare alternativa, che sono Varas, De Grazia. C'è un centrocampo un bel assortito. Dei difensori esperti, perché secondo me i difensori sono esperti, sicuramente. Centravanti con il presidente è la prima cosa che abbiamo cercato di individuare, perché per vincere le partite ci vogliono i giocatori che fanno gol. Intanto oggi ci sarà l'addio con il direttore sportivo Giorgio Repetto. Il suo successore Sandro Federico dovrebbe insediarsi nelle prossime ore, iniziando quella campagna rafforzamenti che prevede l'arrivo di Idrissa Camara dell'Avellino, che tuttavia da esterno non può risolvere totalmente il problema del gol. Per la prima punta però bisognerà attendere ancora un po'. Non lo so, adesso lavoriamo con quelli che abbiamo a disposizione e cercheremo di tirare fuori il massimo. Noi faremo il massimo, quindi noi dobbiamo fare il massimo.